Pensiero visibile e ultimo piano vi invitano all'ascolto di Once in a Lifetime. Una volta nella vita, una storia al giorno. Io domando tante volte alla gente, no? Avete mai assistito un'alba sulle montagne? Salire nella montagna quando è ancora buio e aspettare il sorgere del sole. È uno spettacolo che nessun altro mezzo creato dall'uomo vi può dare. Questo spettacolo della natura. Il 16 giugno 2008 si spegne nella sua Asiago Mario Rigoni Stern, appassionato scrittore che ha magistralmente raccontato il dramma umano della guerra. Le pagine di Rigoni Stern richiedono lo stesso rispetto che si porta alle alte vette quando si va per montagna. Ai suoi racconti ho cercato sempre di avvicinarmi in punta di piedi, con delicatezza e attenzione. Come quando si percorre un sentiero in quota o ci si inoltra in un bosco fitto, chiedendo permesso, nella speranza di coglierne il respiro profondo, gli echi dei suoi abitanti, i rimbalzi del silenzio tra i tronchi o l'incerto crepitio del fogliame. Perché leggere le sue pagine è come respirare l'aria frizzante del primo mattino, accompagnare rapiti il brivido del primo nevischio che scende leggero ad annunciare la bufera, o percepire il muto inchino di fiori e fili d'erba nel silenzioso abbraccio con il primido, timido sole primaverile. Mario scriveva per necessità, per dare un senso e un significato alle esperienze del vivere. Lui quel senso lo aveva strenuamente cercato anche nei momenti più bui e difficili, nell'assordante orizzonte della battaglia o nella solitudine del lager, anche quando sarebbe stato molto più semplice e conveniente far finta di niente, lasciando campo libero al dolore e alla disperazione. Quei ricordi, quelle storie di sopravvivenza, Mario le aveva rubate al tempo con un'attitudine antica e saggia. La sua avventura nel mondo letterario era nata per caso e per iniziativa di un amico che lo aveva incoraggiato a scrivere le sue memorie e a condividere con il resto del mondo quello che aveva a lungo cercato. E Mario, quelle cose, le ha restituite tutte, dalla prima all'ultima, con disarmante chiarezza, perché non c'è bisogno di tante strutture per andare al cuore delle cose. La sua scrittura è pura sensazione, trasporto fisico e viaggio, perché nel suo narrare, semplice e potente, sono racchiuse le preziose esperienze di una vita, un'esistenza trascorsa a contatto con la natura e la sua crudele bellezza, dall'infanzia passata tra le dolci asprezze dell'altipiano, le maglie, i pastori, i cani e l'odore dolce del fieno, alla drammatica esperienza della guerra sul fronte albanese prima e su quello russo poi, sino alla dolente e infinita ritirata tra le nevi, l'abbandono, la confusione, il ghiaccio, i morsi della fame e il pensiero di una casa lontana e irraggiungibile. Sono queste capitali dimensioni a costituire i capisaldi della sua scrittura, che tornano a affacciarsi in tutti i suoi racconti. I suoi libri ci consegnano un messaggio universale di pace e un invito a frequentare un maggiore equilibrio con noi stessi e con i ritmi millenari del nostro pianeta, nella serena certezza di essere solo una piccola, effimera, ma preziosa parte del tutto, viaggiatori di passaggio, lungo strade diverse ma che conducono tutte verso lo stesso inevitabile esito. In quel percorso non vi è traccia di pietà, quanto piuttosto di una profonda e laica comprensione, di una grande passione per le pulsioni umane, per le cadute e i meschini affanni quotidiani, per la paura e la gioia, la tristezza e la solitudine. Nei suoi racconti di guerra non ci sono nemici, vincitori o sconfitti, ma solo vittime e persone obbligate a rimanere su fronti avversi, esseri umani infreddoliti che si fronteggiano combattendo per motivi sconosciuti e a loro incomprensibili.
Come molti dei grandi interpreti della letteratura del secondo dopoguerra, anche Arrigoni Sterl manterrà fieramente le distanze dai dibattiti e dai salotti, rimanendo saldamente ancorato alle sue radici e ai suoi luoghi. In quel suo magico perimetro, abitato da pini, abeti e alpeggi, Mario tornerà spesso ad ambientare le sue storie, declinando l'uomo e tutte le sue inquietudini lungo gli assi della memoria e del ritorno, codici universali di accesso a un imprescindibile impianto di valori etici e morali. Mario muore nella casa che ha costruito con le sue stesse mani ai margini del bosco il pomeriggio del 16 giugno del 2008. Rimarrà per sempre uno dei più lucidi e grandi narratori dell'insensata e tragica follia della guerra, nonché un appassionato cantore della sua terra e dell'amore per la montagna e la natura. Non andrà più a far legna, non camminerà più lungo i suoi amati sentieri, ma sarà comunque molto felice nel sapere che molti dei suoi lettori lo faranno quotidianamente al suo posto. E quando poi magari il cielo è chiaro e le stelle sono sparite, ti accorgi che sopra di te vola un'aquila, ma prima hai sentito il brivido. Once in a lifetime. Avete ascoltato Once in a Lifetime, una narrazione online di Diego Alverà, prodotta da Pensiero Visibile e curata da Ultimo Piano. www.diegoalverà.it